tabaccaio ucciso, qui lo Stato non c'è, commozione, rabbia ai funerali di Ulderico Esposito, il commerciante aggredito e ucciso da un nigeriano nella stazione della metro a Chiaiano. L'anatema del prete dall'altare, qui c'è bisogno dello Stato. Bomba nella notte, giallo a Napoli. Sconosciuti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti al cancello di un'abitazione di Rione Villa. Inquirenti al lavoro per chiarire il movente dell'intimidazione e nel rione torna la paura. Sigarette elettroniche, scoperti mix nocivi. Un laboratorio clandestino specializzato nella produzione di liquido alla nicotina per sigarette elettroniche è stato scoperto sulla collina degli Astroni dalla Guardia di Finanza di Napoli. Sequestrati 700 litri di prodotto per lo svapo e circa 17.000 flaconi, considerati pericolosi per la salute. Piano per il lavoro record di domande, pubblicato il bando della regione che punta a inserire 10.000 giovani nella pubblica amministrazione. Entro l'8 agosto le domande per partecipare al concorso. 3.000 posti in avvio, in 24 ore registrati già 16.000 candidati. Morte Maria, spariti gli organi. È quanto denuncia l'ex ministro della Salute Lorenzin alla luce degli ultimi sviluppi sul caso della bimba rumena trovata morta in un agriturismo di San Salvatore Telesino. Il caso scoppiato dopo l'ultima autopsia. Chiesto l'intervento del ministro Salvini. Festa salva il basket, caos per la Sidigas. Il sindaco di Avellino ha versato in estremis i 20.000 euro per iscrivere la Scandone alla B dopo il sequestro da 100 milioni dei beni del patron De Cesare. E scende in campo anche la provincia, nubi sul futuro dell'azienda Sidigas. Buonasera, questi i titoli del nostro TG. Tanta commozione ai funerali di Ulderico Esposito, il tabaccaio vittima di un'aggressione nella metro di Chiaiano. Il parroco Ciro Tufo ha lanciato un appello alle istituzioni presenti. Qui c'è bisogno di voi, lo Stato è latitante. Commozione e partecipazione ai funerali di Ulderico Esposito, il tabaccaio vittima di un'aggressione nella metro di Chiaiano. Le esequie si sono tenute nella parrocchia di San Giacomo Apostolo a Calvizzano. Il parroco Don Ciro Tufo ha sottolineato, rivolgendosi a rappresentanti istituzionali presenti, che c'è bisogno dello Stato, c'è bisogno che vi sporchiate le mani, ha detto. Una società che è sempre più corrotta, una società che è sempre più anestetizzata dallo spettacolarizzare tutto, perdonatemi, legata ai consensi, al carrierismo. Invece, ecco, noi chiediamo a voi tutti di servire questo popolo, di servirlo con tutta la dignità, il servizio, di non servirvi, ma di servire. Questa morte non deve finire qui. Dobbiamo iniziare questo miglioramento, questa consolazione che è necessaria perché altri Ulderico non muoiano più. Ha preso la parola anche la moglie del tabaccaio, Daniela, che ha voluto farsi accompagnare dal sottofondo del brano dei Bee Gees e, rivolta a suo marito, ha detto: questa è la nostra canzone. Ciao amore mio, dove sei? Ora non c'è più cattiveria. Qui per te ci sarà verità e giustizia. Presenti alla funzione funebre anche una delegazione campana di Fratelli d'Italia con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Siamo qui per testimoniare che comunque c'è finalmente il desiderio di mettere in primo piano chi è stato colpito dai crimini, piuttosto che giustificare talvolta con un atteggiamento improprio chi commette appunto reati. Notte di paura al Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli, intorno alla mezzanotte. In via Villa San Giovanni una bomba carta esplosa davanti al cancello di un'abitazione. Fortunatamente la deflagrazione non ha fatto registrare feriti né danni consistenti alla proprietà. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Poggio Reale, che sono giunti sul posto e hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Spetta ora ai militari dell'arma stabilire il movente
imminente della deflagrazione e individuare i responsabili. Il lotto edilizia popolare di San Giovanni a Teduccio il 9 aprile scorso è stato teatro anche di un efferato omicidio. Precisamente in via Sorrento, all'esterno di una scuola elementare, alcuni sicari hanno sparato in direzione di Luigi Mignano, 57 anni, ferendo a morte sotto gli occhi del nipotino. Un laboratorio clandestino specializzato nella produzione di liquido alla nicotina per sigarette elettroniche è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli. Sequestrati 700 litri di prodotto per lo svapo e circa 17.000 flaconi. Vediamo. Liquido destinato ai fumatori di sigarette elettroniche all'aroma di tabacco, con ogni probabilità pronto per essere messo sul mercato nero europeo dello svapo. È l'ipotesi di reato contestata dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli nei confronti del titolare di un laboratorio posizionato sulla collina degli Astroni in città. Un vero e proprio laboratorio improvvisato e fai da te per la produzione di nicotina pura, stipata in taniche senza etichetta e distinguibili solo con scritte a pennarello. Il laboratorio chimico dell'Agenzia delle ha confermato la natura di tabacco da fumo, ossia proprio quella tipologia utilizzata per la fabbricazione delle sigarette elettroniche. Immediato il sequestro di migliaia di boccette con liquido per sigarette potenzialmente pericoloso per la salute. All'interno dello stabilimento le Fiamme Gialle hanno trovato operai e lavoratori senza qualifica né contratto, ossia in nero. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli ha inoltre scoperto un quintale di tabacco proveniente dall'estero utilizzato per aromatizzare il prodotto. In totale sono stati sequestrati 700 litri di liquido da svapare e circa 17.000 flaconi già confezionati per essere immessi sul mercato. Il valore della merce sequestrata si aggira sui 650.000 euro, mentre il danno all'erario contestato dalle Fiamme Gialle, tra imposta di consumo e accise evase, è pari a circa 200.000 euro. Ed è arrivato il tanto atteso concorso della Regione Campania, ha pubblicato il primo bando per 2.175 posti di lavoro. C'è tempo fino all'8 agosto per partecipare. Soddisfatto De Luca, che dice: abbiamo fatto un miracolo, in 24 ore registrati già 16.000 candidati. Vediamo il servizio. Ecco il tanto atteso concorso della Regione Campania, pubblicati i primi due bandi che prevedono un piano di circa 10.000 posti con assunzione a tempo indeterminato. I primi due bandi assegneranno un totale di 2.175 posti di lavoro. Il primo bando per titoli ed esami prevede l'assunzione di 950 posti di personale non dirigenziale, categoria D, a tempo indeterminato. Di questi, 328 posti saranno assegnati presso la Regione Campania, altri 15 presso il Consiglio regionale e 607 presso altri enti locali della Regione Campania. Il secondo bando per esami prevede la copertura di altri 1.225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 presso la Regione, altri 18 presso il Consiglio regionale e i restanti 1.020 posti presso gli enti locali della Regione Campania stessa. È un secondo miracolo dopo le università. Non abbiamo assunto l'impegno a realizzare un piano per il lavoro per i giovani della Campania per 10.000 unità lavorative. Se sarà necessario faremo un secondo bando per arrivare ai 10.000, ma la cosa importante è che siamo partiti finalmente ed è davvero un miracolo, perché non c'è un caso in Italia di concorso per migliaia di posti di lavoro per giovani diplomati e laureati. Sul portale riqualificazioneformez.it verrà pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento come, dove e quando si terranno le prove preselettive, con annesse indicazioni delle modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta, nonché delle informazioni relative a modalità e tempi del suo svolgimento. L'associazione antiracket Giovanni Panunzio di Portici si è riunita in via straordinaria esprimendo costernazione e sgomento per il terzo furto in poche settimane ai danni del ristoratore di Ciro a Mare, antistante la spiaggia Le Mortelle, chiuso dal 2009 dopo il raid incendiario, e oggi manutenzione straordinaria in attesa della riapertura. A distanza di 10 anni dall'episodio che spinse i proprietari a opporre un lenzuolo bianco con su scritto "chiuso"
chiuso per camorra, a cui seguì una mobilitazione cittadina. I ladri hanno fatto incursione nella struttura portando via ciò che ancora vi resta. Già visitato lo scorso 31 maggio e poi il 18 giugno, il locale nella notte tra l'8 e il 9 luglio ha subito infatti un altro furto. Amaro lo sfogo di uno dei proprietari del locale, Raffaele Rossi, che dice: così è impossibile continuare a lavorare. Droga e armi pronte all'uso, nascoste a Scampia. Ecco il video shock dell'operazione dei carabinieri, che hanno scoperto nascosto dietro mattoni il caveau del clan della periferia di Napoli. Vediamo il servizio. Camorra a Napoli, scattano i sigilli agli arsenali del clan. Due importanti operazioni mirate al disarmo dei cartelli maggiormente attivi nel capoluogo partenopeo e nel suo hinterland hanno tenuto impegnati i militari dell'arma nei quartieri più caldi del capoluogo. A Scampia, tra le case del complesso di edilizia popolare di via Federico Fellini, i militari hanno scoperto che nascosta dietro un mattone c'era una piccola cassaforte. Grazie ai vigili del fuoco che hanno aperto il forziere, i militari sono riusciti a verificare quale fosse il suo contenuto. All'interno della cassaforte erano stati nascosti due revolver, uno dei quali carico e con la matricola brasa, e una pistola semiautomatica corredata da 19 cartucce. Sono spuntati inoltre 11 proiettili per revolver e un paio di manette, armi pronte all'uso. Un'importante scoperta per i militari, che stanno tenendo sotto stretto controllo varie zone di Napoli interessate dal riassetto di delicati equilibri tra storici sodalizi e nuove alleanze. Ma non basta, perché a Rione Traiano i carabinieri hanno stretto le manette ai polsi di un 35enne. A casa sua gli hanno trovato droga e armi. In particolare sono spuntati fuori un panetto di hashish, il cui peso è stato stimato in circa 100 grammi di droga e 65 dosi di marijuana. Inoltre i militari hanno trovato anche una pistola semiautomatica, la cui matricola è risultata brasa, che era stata dotata di un puntatore laser. All'interno del caricatore anche 8 cartucce. Adesso si indaga per capire se le armi ritrovate siano state utilizzate per consumare delitti, e per queste ragioni sono state affidate alla sezione di investigazione scientifica del reparto operativo dell'Arma di Napoli. Indigna che in un paese civile attento alle vittime di femminicidio e alle violenze sui bambini si scopra che un omicidio potrebbe rimanere irrisolto perché sono spariti tutti i reperti. Così l'ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin interviene sul caso della morte della piccola Maria, la bimba di 9 anni trovata morta nel sannio nella piscina di una struttura ricettiva 3 anni fa. Le rivelazioni del settimanale giallo sul delitto della piccola Maria, scrive l'ex ministro, tracciano uno scenario davvero inquietante. La riesumazione del corpicino, che sarebbe servita per cercare prove contro il responsabile, si è trasformata in un mistero, perché qualcuno ha fatto sparire parti di organi che erano sotto la custodia della polizia giudiziaria. La Lorenzin, sostiene la criminologa Bruzzone, consulente della famiglia, nella denuncia, e conclude: ci aspettiamo risposte certe non solo dagli investigatori ma anche dal ministro dell'Interno. Toninelli, un ministro con la permanente che porta anche Seccia. Con lui al governo crolla il ponte Morandi e si rischia il disastro a Venezia, lo dice il presidente De Luca, che replica così alle accuse del ministro sulla circumvesuviana. Il governatore rivendica il risanamento dell'EAV e ipotizza che dietro i disservizi ci sia una regia. Vediamo il servizio. Dopo la visita all'aeroporto di Salerno e ai cantieri casertani dell'alta velocità Napoli-Bari, infuria lo scontro politico tra il ministro Danilo Toninelli e il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Il responsabile del Dicastero dei Trasporti e delle Infrastrutture aveva messo nel mirino i ritardi sull'aeroporto Costa d'Amalfi, aprendo un altro fronte di polemica sulla gestione della circumvesuviana. Non si è fatto attendere la replica al vetriolo del governatore. Lei pensa che io possa interloquire con un ministro che va in giro con la permanente? Poi devo dire che è un ministro che porta anche un po' Seccia, secondo me, perché da quando è ministro se n'è caduto un ponte a Genova, una nave ha urtato una cosa a Venezia, una seconda nave, quindi bisogna trattare la materia di questo ministro con molta prudenza. Battute a parte, si preoccupi di riattivare la Lioni Grotta Minarda, che è bloccata da 6 mesi con le aziende che rischiano di fallire. Tutto il resto sono chiacchiere propagandistiche. E si preoccupi il ministro Toninelli di non andare in giro con gli esponenti di partito,
dovrebbe imparare che una cosa è l'istituzione, il governo, un'altra cosa sono gli esponenti di partito. Ma ripeto, stiamo parlando di folklore, lasciamo perdere. E proprio sulla Circum De Luca ipotizza che dietro i disagi ci sia una regia, ma assicura che il risanamento dell'EAV non si fermerà. E ritengo che ci sia anche una sorta di aggressione di vario tipo all'EAV. Allora, un passo alla volta, stiamo facendo anche il risanamento totale dell'EAV. Questa è la realtà. Se qualcuno ha altre soluzioni in tasca, a cominciare da Toninelli, ce le dia, noi siamo pronti. E dopo il sindaco Festa scende in campo anche il presidente della provincia Biancardi per salvare calcio e basket di Avellino dopo l'inchiesta giudiziaria. Disponibile a qualsiasi confronto con imprenditori e tifosi, non ci sottraiamo, dice Biancardi. Sentiamo. Dopo il gesto del sindaco Festa, che ha pagato di tasca propria la rata di 20.000 euro per iscrivere la Scandone Basket al campionato di Serie B, anche il presidente della provincia di Avellino, Domenico Biancardi, scende in campo. Stiamo seguendo con apprensione e speranza le vicende legate alle squadre di basket e calcio, scrive in una nota l'inquilino di Palazzo Caracciolo. Siamo pronti al confronto con eventuali imprenditori o gruppi che fossero interessati a sostenere le due squadre, qualora fosse praticabile la strada della vendita, e a incontrare le tifoserie, che stanno avendo il grande merito di tenere desta l'attenzione e di stimolare anche le istituzioni, così come ha fatto l'Associazione per la Storia, che ci ha fatto pervenire una comunicazione per illustrare le proprie intenzioni. Poi da Biancardi il plauso al sindaco Festa, che stamattina aveva commentato così il suo gesto. Ho realizzato la bomba che ci consente per ora di pareggiare, di giocare l'overtime per vincere questa battaglia. Non potevo consentire che 71 anni di storia, di sacrifici, di gioie, di amori, di sofferenze fossero cancellati improvvisamente per 20.000 euro. L'ho comunicato anche a Petrucci, ora ci attendiamo che la federazione accetti questa iscrizione. Restano intanto con il fiato sospeso le centinaia di lavoratori della Sidigas e dell'indotto, con la società irpina di distribuzione del gas a rischio fallimento e con le quote da ieri sotto sequestro. E anche i sindacati seguono con attenzione la vicenda. Il fallimento di questa società indurrà inevitabilmente il tribunale a nominare una gestione provvisoria, per essere chiari, una figura terza che mantenga in piedi l'esercizio in attesa di garantire l'occupazione, l'erogazione del servizio e poi vedere l'approdo finale come verrà fatta attraverso una nuova concessione che il Comune di Avellino ha già avviato. La Procura di Benevento indaga sulla gestione dell'ex discarica regionale di Tre Ponti in Valle Caudina. Due le persone indagate dopo un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle alcuni anni fa. Alessandro Fallarino. Gestione illecita dei rifiuti e mancato ripristino ambientale nella fase post-operativa della discarica di Tre Ponti a Mondesarchio, nel Sannio. Questa è l'ipotesi di reato a carico di un commissario liquidatore del Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta e un ex amministratore delegato della SAMTE, la società provinciale sannita per lo smaltimento dei rifiuti. A dare notizia dell'inchiesta è il deputato sannita del Movimento 5 Stelle Pasquale Maglione, che 4 anni fa aveva presentato una denuncia. Ci sono una serie di reati legati sia al contenimento e alla conservazione del percolato, sia poi come era tenuta in generale la discarica, che comunque era abbandonata a se stessa. E in più noi all'epoca nell'esposto denunciammo anche una serie di mancanze per quanto riguarda quello che erano gli ambienti lavorativi per coloro i quali poi gestivano la discarica in quel periodo. La situazione dell'ex discarica non è delle migliori e nelle prossime ore la deputazione sannita del Movimento 5 Stelle effettuerà anche un sopralluogo. Io mi ripropongo nei prossimi giorni di andare a fare un sopralluogo, perché anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle che sono al comune di Montesarchio hanno sottolineato che le criticità sono quelle che abbiamo constatato nel lontano 2015, e in più stesso loro avevano chiesto un incontro al presidente della provincia per poter fare un focus su quella discarica, ma ad oggi il presidente della provincia non ha dato seguito a quella richiesta, quindi di conseguenza io, insomma, in base anche agli impegni qua a Roma, conto di fare un nuovo sopralluogo all'interno della discarica per vedere che se qualcosa è cambiato o se si sta lavorando per far cambiare qualche cosa. Parcheggiare l'auto in centro a Salerno la sera costa meno. Il comune corre ai ripari per rianimare la movida cittadina, in attesa che siano pronte le aree di sosta di Piazza della Libertà e quelle della provincia. Sentiamo.
Tariffe agevolate per chi parcheggia l'auto in centro a Salerno. Il comune cerca di andare incontro alle esigenze degli operatori commerciali per rianimare la movida salernitana e riportare clienti e visitatori nel cuore della città, in attesa che siano pronte le aree di sosta di Piazza della Libertà e della provincia. Ecco i provvedimenti che interesseranno diverse zone. Abbiamo immaginato col collega Loffredo un piano tariffario per dare una risposta alle tematiche, alle problematiche che ci sono state rappresentate, in particolar modo a quel settore che parla a cosiddetta attività legata alla cosiddetta movida. E quindi alcune aree di parcheggio come Piazza della Concordia, Piazza Mazzini, il parcheggio alle spalle del Crescent e altre aree sempre di aree dedicate ed controllate avranno una tariffa differenziata a partire dalle 21, cioè dalle 21 alle 6 del mattino avremo l'opportunità di avere una tariffa di 1 euro l'ora che consentirà sicuramente una maggiore fruibilità da parte dei tanti avventori, così come nel contempo sistemiamo un'area retrostante al Palazzo della Provincia. Siamo contenti comunque di dare questo segnale, chiaramente c'è il segnale di Salerno Suna con il giovedì, sempre insieme in sinergia col collega De Maio, aveva dato i suoi buoni frutti e quindi sperimentare e aumentare a tutta la settimana dalle 21 alle 6 contiamo che sia una cosa giusta da fare per far sì che la movida possa ripartire in questa città. E riparte il cantiere di Piazza Castello ad Avellino. Il comune ha avviato la gara per realizzare il progetto con una strada di collegamento tra Corso Umberto e via Circunvallazione. Vediamo il servizio. Parte lo sprint per i lavori di Piazza Castello ad Avellino. L'amministrazione comunale avvia la gara per realizzare la bretella di collegamento tra via Circunvallazione e Corso Umberto. L'intervento, da realizzare in 6 mesi, permetterà di rendere fruibile parte della piazza sequestrata ormai dal 2012 e in attesa di una riqualificazione complessiva. Cittadini e residenti della zona sono divisi tra chi resta scettico sull'effettiva rinascita dell'Agorà e chi invece pensa sia arrivato finalmente il momento di svolta. La bretella già è qualcosa di importante perché dà una valvola di sfogo quindi al traffico, però a questo poi si aggiungerà sicuramente con i tempi giusti a una riqualificazione di tutta la piazza. Io non ci credo, assolutamente, non ci credo proprio. Lei ormai è scettico su una riqualificazione della piazza? Ma sì, ormai sono quasi 10 anni che sta così. È ora, sono dal 2012 che sto aspettando questa bretella, che se riamino un po' questo centro che sta morendo giorno per giorno. C'è più luce al cimitero che in questa strada qui, non c'è niente più. La più bella parte della città è morta. Ammesso che si va, solo la bretella che fa, il parcheggio. Qui è una zona disestata, cioè disabitata, cioè il centro storico fu. Ma che stiamo scherzando qua? Ma non ci prendiamo per i fondelli. La speranza è l'ultima a morire comunque. Speriamo che lo faccia. Ma qui oramai gli affari da 7 anni a questa parte come vanno? Malissimo, malissimo. Sono convinto che Gianluca inizierà dalla bretella che collegherà le due arterie via Circonvallazione e Corso Umberto I. E gli auguro comunque di fare un buon lavoro. Sindaci, Unicef e Prefettura insieme per combattere le devianze giovanili, dalla dispersione scolastica al bullismo fino al problema della droga. In Prefettura la firma del protocollo d'intesa. Vediamo. Istituzioni e associazioni insieme per i ragazzi. Mira a combattere le devianze giovanili, dalla dispersione scolastica al bullismo e fino alla droga, il protocollo d'intesa sottoscritto a Benevento in prefettura dal prefetto Francesco Cappetta con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Monica Matano e i vertici delle forze dell'ordine, l'Unicef e i sindaci di numerosi comuni del Sannio. L'idea nasce da un generale problema di devianza a livello nazionale che si ripercuote anche qui e si cerca di sperimentare delle forme di prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo, del ciberbullismo, tant'è che già dallo scorso mese di dicembre noi abbiamo organizzato una rappresentazione teatrale proprio per un caso di bullismo e su questa scia contiamo di andare avanti, oltre a un rapporto più intenso e diretto con gli istituti scolastici proprio per venire a conoscenza di eventuali fenomeni di bullismo. Un punto da
ascolto negli istituti scolastici coinvolti, un ufficio di coordinamento in prefettura, i primi atti in programma con il supporto di personale specializzato, ma anche iniziative che svilupperanno creatività ed interesse dei più giovani. C'è un'attenzione forte da parte del mondo delle istituzioni nei confronti di questi fenomeni e quindi in un'ottica di prevenzione ci si sta muovendo. Quello di oggi è un momento molto importante perché chiude un cerchio rispetto ad un'attività di raccordo delle tante iniziative già in essere sul territorio e di lancio di nuove iniziative che si intende attuare. Il governo deve tenere alta l'attenzione, non ci deve abbandonare, non vogliamo la cassa integrazione, ma prospettive concrete per il futuro. Nel Salernitano torna la protesta dei lavoratori Treofan. Vediamo. Torna a risuonare forte la voce dei lavoratori della Treofan di Battipaglia dopo il presidio di ieri a Salerno, dove hanno interessato della loro vertenza anche il ministro Toninelli. Le maestranze sollecitano le istituzioni a tenere alta la guardia e a non abbandonarli al loro destino. Nel mirino ancora una volta finisce la proprietà indiana, accusata di non dare risposte chiare sul futuro dello stabilimento della Piana. Jindal, la nuova proprietà, continua a latitare. Noi non abbiamo bisogno della cassa integrazione che ancora deve arrivare. Di revocare quelli che sono stati i finanziamenti che a Brindisi si è avuto Jindal, due che in qualche modo venda a un nuovo acquirente che voglia investire in quelle che sono le nostre competenze, in tutte quelle che sono queste risorse che non aspettano altro che riprendersi il loro lavoro fondamentalmente, che ci hanno tolto, dobbiamo riprendere quella che è la nostra dignità. A distanza di qualche settimana che novità ci sono? È passato un po' in secondo piano, forse vi sentite anche un po' trascurati, sì, perché nel frattempo sono emerse anche altre crisi, Whirlpool. Noi ci sentiamo trascurati da tutte quelle che sono le istituzioni. Credo che in un momento del genere non importi il colore politico, a noi serva che la situazione venga in qualche modo risolta. Non abbiamo bisogno, come dicevo prima, della cassa integrazione, ma abbiamo bisogno di ritornare a lavorare. Non abbiamo nessuna novità, a parte il tavolo ministeriale che dovrebbe ricondurci forse probabilmente a fine luglio, ma continua la Jindal, la nuova proprietà, a latitare e a lasciarci nel vuoto più assoluto. Ed era l'ultima notizia, il TG termina qui, grazie di averci seguito, vi lascio al TG Sport.